Il gruppo keniano è stato da subito al comando, ma la 15ª edizione della maratonina Città di Cremona si è vestita anche di azzurro. Se il primo a tagliare il traguardo è stato Victor Kimutai Kumo con il suo personale di 1 ora 2 minuti e 7 secondi, la regina al femminile della gara è stata Emma Linda Quaglia, oro in 1 ora 14 minuti e 15 secondi. E l'edizione 2016 è stata da subito fortunata. Baciata dal sole e con oltre 2000 partecipanti nella nuova cornice suggestiva con partenza a pochi passi dal Teatro Ponchielli. I enjoy the race, the course is good, the crowd along the streets are really supporting me. Okay. And I'm humbled. So well done and congratulations. Thank you so much. Bye. Yeah. Sono molto contento della gara, soddisfatto del percorso, della folla che mi ha incitato durante tutto il tragitto e penso di tornare nuovamente a Cremona, è stato il suo commento. Nella prova femminile, fin dalle primissime battute, è stato duello estenuante tra Emma Linda Quaglia e Pauline Pan, arrivata poi seconda sul podio dopo lo scatto vincente dell'azzurra nella parte finale. Ma complimenti! Anch'io, grazie a tutti. Se voglio fare qualcosa di bello devo venire qua perché mi porta veramente fortuna. Argento sfumato per la campionessa italiana Deborah Tognolo, terza classificata con 1 ora 16 minuti 18 secondi, davvero a un passo dalla keniana. Grande anche quest'anno la soddisfazione degli organizzatori. Direi delle conclusioni splendide, non speravo di tirare alla fine delle somme così belle. Una gara magnifica, una giornata fantastica, e tutti hanno apprezzato il nuovo percorso e moltissime persone da sia i top runner ma specialmente i master hanno gradito molto questo nuovo percorso che il mio staff ha invitato. Meno semplice del previsto, a detta di chi l'ha sperimentato sulle proprie gambe, il tracciato della nuova edizione. Più affascinante e attrattivo il paesaggio che finalmente ha premiato gli scorci del nostro grande fiume, ma la 21 km cittadina con i suoi tanti sali scendi, le curve, l'immancabile salita finale spaccagambe si è rivelata più ostica del previsto. Non per il maratoneta cremonese Mauro Cattaneo, primo tra i runner di casa a tagliare il traguardo nel giorno del suo 40esimo compleanno. A chiudere la mattinata di emozioni e cardiopalma che ha avuto come unico imprevisto la decisione di un automobilista di forzare il blocco del traffico per infilarsi a dispetto di tutto tra i corridori, le premiazioni in Piazza del Comune con il sindaco Gianluca Galimberti.